biennio, quelli che appartengono al suo genere, al genere tensivo, al thriller. In questo periodo lui aveva anche fatto delle musiche per Dario Argento, che avevano più o meno gli stessi colori, lo stesso sound. Sentiremo domani. Mentre invece nella scorta ci sono suoni che richiamano più gli intoccabili, se ci sono certi temi della scorta che richiamano un po' certi. Che questo tipo di tratto, no? Che hanno i grandi artisti, hanno, come dire, se tu vedi Morandi o Picasso lo riconosci anche se sei, come dire, inesperto da un punto di vista artistico. E è spesso stato rimproverato, no? Come dire, Morricone fa copia a se stesso. In realtà lui ha un carattere musicale così incisivo, così forte, che il suo tratto è sempre riconoscibile. Senti Mission e senti, naturalmente, come dire, ha sfiorato l'Oscar, gli hanno rubato l'Oscar con Mission, era suo, invece quell'anno dato, giustamente, non mi ricordo più quale film. E devi sentire, non lo volevo sapere. Non lo vogliamo sapere, comunque fu un furto, proprio dichiarato. Tutti dissero, anche lì, come con la cosa del disco di Nani, perché l'Oscar è tuo, questo è tuo, avevi appena vinto il Globo d'Oro, invece glielo portarono via. Ennio riesce ad avere un Oscar facendo un film con Tarantino, no? Tarantino, sì. Tardivamente, direi. No, con un film con Tarantino, dove Tarantino, in questo gioco di autocitazionismo, no? Cioè cui lui cita se stesso, cita il cinema italiano, cita Morricone e poi chiama Morricone a citare Morricone, insomma. Una roba un po' perversa, in realtà lui l'Oscar lo doveva prendere con Mission e con tanti altri. Con tanti altri film, che mi ha determinato anche il successo, voglio dire, succede una volta in America, se senti quella musica che amici, è una che viene più incomodante. Io come regista ho fatto un film con Ennio, che si intitola Tutte le donne della mia vita, che è una storia di Shepard. Ce ne andiamo dopo? Non lo vuoi anticipare, vabbè. Io voglio tornare un po' indietro, perché tu spiegavi come Morricone lavorava. A me interessa, tu eri un giovane regista, Morricone era disponibile per i giovani, accettava le proposte perché era già abituato a lavorare con i nostri maestri. Assolutamente. Allora, dunque, io debutto con un film per il cinema che si chiamava Piccole Equivoci, un piccolissimo film prodotto da Scola e Franco Committeri, che è una commedia, e chiamo, decido di far fare le musiche, decidiamo anzi, di far fare le musiche a un mito della nostra generazione che si chiama Enzo Iannacci, che aveva partecipato, che ne so, a Romanzo Popolare, aveva fatto la musica dedicata a Vincenzina davanti alla fabbrica, una canzone gente bellissima. Vabbè, poi era il nostro amico, l'amico di papà, e chiedono di fare le musiche. Un'esperienza, diciamo così, faticosa, perché non era un musicista da cinema, e poi dice, beh, io sono Enzo Iannacci, mi chiami a me, cosa devo fare? Dico, vabbè, insomma, il primo pezzo deve durare 20 secondi, ma l'hai fatto di 2 minuti e mezzo, e abbiamo fatto, vabbè, allora se non ti piace lasciamo perdere, no? Poi siamo andati oltre, secondo film, scriviamo un film che si chiama Ultra. Ultra era la storia della Brigata Veleno, una storia di tifosi, anzi di tifosi di ultra, anzi della frangia estrema della curva, proprio dei disadattati. La Brigata Veleno. E diciamo, dopo, a un certo punto dobbiamo fare le musiche. Chi chiamiamo? Chi chiama? Suo ex marito, tifoso Antonello Venditti, un gioco per